La riforma del titolo V della Costituzione del 2001 avrebbe dovuto teoricamente fare aumentare la produzione di nuove leggi regionali. Al contrario, dalla sua entrata in vigore il numero di leggi approvate è diminuito. Ciò che ha aumentato sono le impugnazioni delle leggi regionali da parte dello Stato. Prima del 2001 erano in media 47 all'anno, poi sono passate a 113. Dopo le sanzioni dell'Unione Europea alla Russia, tutti i paesi europei hanno subito un calo di esportazioni verso Mosca. Nel 2015 solo la Macedonia godeva di un export in crescita, ma nel 2016 alcuni paesi hanno invertito la rotta. L'Armenia ha aumentato le esportazioni verso la Russia del 92,5%, la Macedonia del 62,1% e la Serbia addirittura del 152,6%. La famiglia Ferrero è la più ricca d'Italia, con un patrimonio che supera i 22 miliardi. In seconda posizione Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, poi Pessina e Landini Aleotti, titolari di case farmaceutiche. Seguono Berlusconi e Armani, fino ad arrivare alla famiglia Garavoglia, inventrice del Campari.